bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: chissà come ci rimarrà Alfonso Signorini e, soprattutto, come commenterà la notizia. Un conduttore e giornalista attento alla realtà come lui forse però si sarà già fatto un'idea. Si dice, infatti, che un ex Geffino potrebbe atterrare a Uomini e Donne. Una dinamica non nuova, questa, tra i programmi Mediaset. La voce circola già da un po' di tempo e c'è ora da chiedersi come reagirà Alfonso Signorini, già alle prese con la programmazione della nuova stagione del GF VIP dopo i successi della precedente. C'è infatti una notizia rumorosa e ora se ne sa pure qualcosa di più visto che il diretto interessato ne ha parlato personalmente. Il conduttore del GF VIP, nonché direttore di Chi, sempre attento alla realtà che lo circonda, come commenterà questi rumors? E cosa si mormora, nello specifico? È presto detto, che un ex Geffino volerà a Uomini e Donne. Con quale scopo è ovviamente chiaro, trovare l'anima gemella, è questa la ratio della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La cosa è in attesa di eventuali conferme, ma non sembra così impossibile che l'ex concorrente di un programma possa migrare all'altro. Alfonso Signorini, chissà come reagirà alla notizia. Probabilmente sarà tra i primi ad avere l'eventuale conferma ufficiale, ammesso che non l'abbia già avuta, informato come sempre su tutto ciò che riguarda il gossip e i dintorni. Sì, perché il presentatore del GF VIP, da poco reduce dall'edizione 6 e già in fase di programmazione della 7, è anche un giornalista molto acuto e sempre sul pezzo. E, dunque, potrebbe aver già saputo tutto e molto di più di quanto non sappiano ascoltatori e follower dell'uno e dell'altro programma. Alfonso Signorini di Sasso, dunque? In effetti, il personaggio in questione è sempre stato molto riservato sui sentimenti e non si sa tantissimo sulla sua vita privata. E dunque una sua partecipazione a Wed susciterebbe una gran curiosità. Ma chi è l'ex Geffino al centro della vicenda? Un bellissimo ragazzo. L'approdo a Uomini e Donne, ammesso che vada in porto, visto che al momento si tratta solo di voci, gli consentirebbe quindi di trovare l'anima gemella. L'ex Geffino a Wed? I fan scalpitano. Di chi si sta parlando? Di Antonio Medugno, modello napoletano e celebre TikToker, diventato noto anche per il suo fascino e il suo fisico scolpito. In effetti, probabilmente, di visibilità ne ha già abbastanza. Però, magari, potrebbe andare a Uomini e Donne anche per conoscere qualcuno di interessante e magari, chissà, trovare soddisfazione e gratificazione a livello sentimentale. Che poi è lo scopo primario del dating show. Ma andiamo per gradi. È lo stesso Medugno ad andare incontro alla curiosità di quanti si stanno facendo domande, non avendo i comuni telespettatori e fan le stesse fonti di cui può usufruire il solito bene informato Alfonso Signorini. Intervenendo a una trasmissione radiofonica su RTL, condotta dalla ex collega Manila Nazzaro e da Francesco Fridella, così come riportato da diverse fonti web, ha chiarito personalmente queste voci relative a una sua presenza a Wed. Ad oggi non è una cosa certa, e non è arrivata nessuna richiesta. Insomma, non ci sarebbe nulla di sicuro, al momento, solo voci di corridoio. In molti sarebbero tuttavia curiosi di scoprire qualcosa di più sui sentimenti del ragazzo e sul suo modo di vedere l'amore. E il giornalista Alfonso Signorini sarebbe in prima linea, probabilmente, per cogliere dettagli e curiosità. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.